Se mi trovassi davanti quel pelato che gli penso sono delle merde, sono degli ipocriti, sono davanti, gli fanno la bella faccia e dicono. Ciao ragazzi, no, però devo gridare, ma. Bonsoir niente, sono Alessandro Giglio, quello del collegio 6, il ragazzo che ha detto. Tanto capire, ce li ho. Tu no, e questo è un video per YouTube. Quest'oggi risponderemo alle domande che mi avete fatto nel box domande su Instagram. Prima che inizi il video, raga, vi chiedo di lasciare un mi piace e un commento a fine video. Scrivetemi cosa posso migliorare e altri format che volete su questo canale. Partiamo con una domanda leggera. Diciamo le tue più grandi paure. Essere sotterrato vivo, che non è più ossigeno, morire soffocato. Forse Matteo Censura che è. Oppure, raga, ho molta paura di rimanere da solo di notte in mare aperto. La raga, brividi. Seconda domanda, interessante. Quali sono gli influencer che stimi di più? Diciamo che non ho proprio influencer preferiti. Ho degli youtuber preferiti, che sono Surreal Power, quando faceva gaming, ma tuttora, anche se io sono cresciuto, lo continuo a seguire perché tratta argomenti che adesso interessano. È proprio abbinato alla mia crescita. Prima mi trattavo di videogiochi che mi interessavano, adesso tratta di argomenti che mi interessano. Idem Yakidale, da piccolino trattava Clash of Clans, che io andavo matto di Clash of Clans, adesso tratta argomenti sulla tecnologia che mi interessano molto e quindi lo seguo. Terza domanda, mi chiedono qual era il mio cartone preferito da piccolino. Beh ragazzi, due fantagenitori, era proprio il cartone che più adoravo. Poi parliamoci seriamente. Chi non vorrebbe due fantagenitori che esprimono tutti i tuoi desideri? Quarta domanda, mi chiedono se preferisco l'inverno o l'estate. Io sono uno di quelli che preferisce l'estate. L'inverno sì, ok, c'è il Natale, la neve, ma non mi piace tanto il freddo. Più che altro, raga, c'è l'atmosfera che si vive in estate. Amici, andare in discoteca, il mare, il divertimento, senza pensieri perché non c'è la scuola. Questa è proprio una bella sensazione che proviamo tutti gli anni. E solo in una stagione, in estate. E invece voi, raga, preferite estate o inverno? Se c'è qualcuno di voi che preferisce l'inverno, fatemelo sapere e anche il perché. Sono molto curioso su questo. Quinta domanda, mi chiedono cosa farei se mi trovassi il pelato davanti. Se mi trovassi davanti quel pelato, gli darei subito un abbraccio, raga, ve lo giuro, mi manca troppo. Poi, raga, quando ero in ufficio da lui mi faceva troppo ridere la sua pelata lucida lucida. Vedevo il riflesso del lampadario nella sua pelata. Veramente, ragazzi, mi faceva troppo ridere. Sesta domanda, ok, questo è un 1, questo è un 5. Sesta domanda, stavo dicendo. Il tuo genere di musica preferito o che preferisci? Allora, con la musica vado molto a periodi. Quando sono un po' più arrabbiato ascolto più verso la drill, la trap. Quando invece sono in mood chill ascolto più Ultimo, Blanco, questo genere qua. Una cosa che non riesco a capire, quelli che ascoltano la techno, Matteo Censura che è. Spiegatemi come fate. Io ci ho provato a ascoltare una playlist techno. Poi vabbè, sono gusti ovviamente. Settima domanda. Questa domanda ragazzi me l'avete fatta in moltissimi. Ora la leggo. Gli Ebens continuano a sminuire l'edizione di quest'anno, cosa ne pensi? Raga, io so dove volete che io arrivi. Vi aspettate che io dica che gli Ebens sono delle m***e, ipocriti, che fanno tutto solo per hype? Ma io non la penso così, raga. Penso che facciano bene a dire la loro. Alla fine, ognuno è libero di esprimere la propria opinione, ovviamente senza insultare nessuno. Se loro non se la sentono più a reagire il programma, sono liberi di farli come sono liberi di criticarlo. Ottava domanda? Settima? Prossima domanda, molto gettonata. Di che squadra sei? Beh, ragazzi, io sono di Torino, abito a Torino. Posso metti fare il Torino, raga? Cuore bianco-nero, sempre e per sempre, fino alla fine, ragazzi. E speriamo che quest'anno Dio ce la mandi buona, perché non possiamo vincere la Champions. Sono molto curioso su questo, raga. Di dove siete e che squadra tifate? Perché c'è molta gente che è tipo, è di Bergamo e ti fa Roma. È di Roma e ti fa Juventus. Scrivetemi in un commento. Domanda successiva. Cosa pensi degli amici pazzi? Un sacco di voi mi avete fatto questa domanda su questo argomento. Sarà per quello che è successo in puntata? Secondo me, raga, bisogna semplicemente aprire gli occhi e capire chi veramente dice le cose in faccia e chi te le dice dietro. Non so, davanti ti fanno la bella faccia e dicono. Voglio bene così e ti dicono sei uno stupido, non capisci niente. Aprite sempre gli occhi, cercate di fidarvi sempre di meno persone. Precisiamo che ogni riferimento è puramente casuale. Prossima domanda, che scuola fai?
Io pratico un istituto professionale, faccio 4 ore di scuola classica, matematica, inglese, geometria, tutte le materie che fate voi. In più ho altre 4 ore in cui faccio servizio stilistico, tecnico. In pratica, raga, faccio il barbiere. E letteralmente adesso io non ho scuola fino a gennaio, perché nelle festività estive io farò lo stage da martedì a sabato, lavorerò 8 ore al giorno in una barberia. Prossima domanda. Ok raga, anche questa domanda è molto gettonata. Sei il figlio di Monica? Io non so raga, quello che è passato per la testa al Masseo, non lo so, perché chi non ha visto la reaction, questa è la clip. Mi chiamo Alessandro Alessandro Giglio, il figlio di Monica. Ma che cazzo ci fa qua? Oh, io lo... Come avete visto raga, il Masseo parla di me come se conoscesse me e mia madre. E questo raga ha fatto scatenare il web. Difatti raga, ogni giorno ricevo messaggi di questo tipo: sei il figlio di Monica, eccetera eccetera. Però raga, preciso che mia madre non conosce il Masseo. E voglio anche precisare che mia mamma veramente si chiama Monica. Ragazzi, il video finisce qui. Prossimamente raga arriveranno nuovi contenuti su questo canale. Vi consiglio di rimanere sintonizzati su tutti i miei canali social. No, secondo Instagram mi dà fastidio quando me lo dico. Noi raga ci vediamo in un prossimo video. Un bacio e un saluto. Peace and love.